La pasta fillo è molto sensibile all'umidità, quindi vi consiglio di preparare questa torta e mangiarla il giorno stesso. Sono Pam e questo è il mio canale Sana, Veloce, Vegetariana. Questi 500 g di ricotta si conglomerano con 200 g di un formaggio morbido e spalmabile. Io ho usato lo Strachicco, un formaggio vegano in libera vendita nei supermercati. Non è tuttavia una scelta mandatoria, ingredienti necessari sono invece lo zucchero e l'insostituibile amido di mais. In questo recipiente vitreo sbatto 3 uova intere, inizialmente con la frusta a mano, per poi ricorrere a quella elettrica, altrimenti non mi passa più. Mentre il piccolo utensile agisce, verso il succo del limone, quindi la scorza dell'agrume medesimo. Terminata la semplice operazione, unisco i formaggi zuccherati e inamidati. E con ciò la preparazione della crema è terminata. Sulla carta da forno adagio un primo foglio di pasta fillo che provvedo a spennellare con olio di cocco. Esso può essere sostituito dal burro o dalla margarina. Questa operazione deve essere ripetuta per 6 volte. Dopodiché trasferisco i miei fogli in una tortiera. Verso la crema al limone e chiudo utilizzando i lembi superstiti dei fogli di pasta fillo. Prima di infilarla nel forno, adotto la precauzione di proteggerla almeno per la prima mezz'ora, con la carta da forno ed evitare così di bruciare mestamente il frutto del mio lavoro. Eccolo invece scenograficamente disvelato.